L'intelligenza artificiale è una tecnologia che consente di distillare dei modelli statistici dai dati. Una volta che ho questi modelli statistici posso fare delle predizioni. Questa è una tecnologia che ci consente di andare ad automatizzare funzioni cognitive altamente ripetitive, quelle funzioni all'interno del lavoro. La parola secondo me chiave è opportunità, cioè l'intelligenza artificiale è un cappello con dentro tantissime aree diverse, tantissime tecniche, applicazioni diverse. Capire quali sono le opportunità è una cosa importantissima e cruciale. Le aziende italiane per tradizione hanno un'esperienza nel collaborare col mondo universitario che è molto molto piccola. Quindi andare a cercare di mettere insieme questi due mondi è uno degli obiettivi dell'associazione italiana. Trovare le persone più appropriate, trovare le aziende che possano interagire. Oggi l'intelligenza artificiale, in particolare tutte le tecniche di machine learning, sono di fatto una realtà per le piccole e medie imprese italiane. Esistono delle applicazioni che sono presenti sul mercato e danno la possibilità direttamente in alcuni ambiti di poter sfruttare questa opportunità. In particolare nella nostra esperienza noi abbiamo sviluppato una serie di soluzioni che permettono per esempio le attività proprio di lead acquisition fondamentalmente, quindi la possibilità di utilizzare sistemi avanzati di analisi dei clienti per poter attivare meccanismi di acquisizione di nuovi clienti, analizzare nuovi mercati, lanciare per esempio alcune soluzioni e alcuni prodotti in mercati che fino a qualche tempo fa erano difficili da approcciare. Uno degli elementi chiave che noi oggi vediamo e quindi di grande interesse proprio per le PMI è la possibilità di sfruttare queste fonti dati per proprio aprire nuovi mercati, quindi trovare nuovi consumatori, nuovi acquirenti dei prodotti. La tutela della privacy è certamente garantita dal GDPR, che sta conoscendo un'applicazione uniforme in tutto il territorio europeo, ma accanto alle normative ci sono altri strumenti che il diritto ha predisposto per tutelare efficacemente la privacy di cittadini e imprese. In primo luogo c'è la giurisprudenza, che è sempre più copiosa perché comprende sentenze illuminanti che hanno riconosciuto il diritto alla privacy ai cittadini e alle imprese. Ci sono i codici deontologici che traducono il principio etico e quindi consentono ai motori di ricerca, ai colossi del web di attivare delle policy a garanzia dei diritti del cittadino, e poi c'è un dibattito dottrinale molto intenso, molto acceso su come garantire nel migliore dei modi la privacy, su come difendere i cittadini dalle attività di profilazione invadente che spesso viene fatta e da un trattamento assolutamente invadente dei big data. Quindi siamo a buon punto, c'è ancora molto da fare e su tutto io metterei l'autotutela, quindi l'autodisciplina degli utenti che prima di condividere dati, informazioni, foto, file audio, video eccetera, devono pensarci su un po' di volte, perché tutto quello che viene pubblicato nel web difficilmente si cancella. Quando trattiamo in neuroscienze trattiamo dell'individuo, lo studio dell'individuo. Naturalmente se pensiamo all'azienda come un agglomerato di individui, un ambiente in cui naturalmente a livello sociale molti individui interagiscono tra di loro, possiamo pensare alle neuroscienze come, naturalmente, come prima soluzione verso le risorse umane. Ma bisogna pensare poi anche a livello di marketing, a livello commerciale, a livello naturalmente anche di gestione a livello di corporate, di strategia di corporate. Quindi naturalmente bisogna identificare il soggetto umano come un giocatore in questa partita dove copre diversi tipi di ruoli all'interno dell'azienda ma anche fuori dall'azienda. Quindi in questa maniera qui riusciamo a creare quel tipo di strategia trasversale che va a coprire e a colpire diversi tipi di soggetti internamente e esternamente dall'azienda. Oggi parleremo delle neuroscienze. Le neuroscienze è un laboratorio insieme all'Istituto alla Scuola di Alti Studi di Lucca, nato perché? Proprio per cercare di capire come tutti questi dati che oggi possono essere reperiti, parliamo di dati come blockchain eccetera, ma anche di studi del cervello. Oggi le tecnologie ci aiutano moltissimo a studiare il cervello e quindi le attitudini dei consumatori, se vogliamo parlare di marketing, di chi deve essere formato, se vogliamo parlare di formazione, di chi deve essere selezionato, se parliamo di recruiting. Noi li usiamo proprio per questo, per far capire ai nostri clienti dove va il loro business e
poi anche, è ovvio anche per noi, perché poi il cliente della grande distribuzione, il consumer o l'azienda sono anche nostri clienti, quindi chiaramente anche a noi interessa conoscere abitudini di consumo, eccetera. L'eye tracking è uno strumento, è una tecnologia che non è nuova ma ha circa una trentina d'anni e che ci permette di registrare i movimenti oculari delle persone e di analizzare questi movimenti oculari. In questo modo noi possiamo accedere a degli insight comportamentali che ci permettono di conoscere meglio gli stati attentivi delle persone e capire a che cosa dedicano interesse e che cosa invece trascurano all'interno di un ambiente reale, oppure se stiamo parlando di un'esperienza o di un qualsiasi prodotto o messaggio comunicativo. Attualmente sempre più imprese, e devo dire in diversi settori, utilizzano questa metodologia, perché serve da una parte ad ottimizzare i prodotti che sono già esistenti e quindi a renderli più fruibili per il destinatario finale, dall'altra parte serve a fare innovazioni di prodotto, quindi si integrano dei sistemi già esistenti, per esempio alcuni apparati industriali, consentendo agli operatori di avere una possibilità di interazione in più.